era de magia te cadena ansina a schiocca lì c'era rossa fresca era l'aria tutto lucertina adorava da rosa cento passa era de magia no, me ne scorda una canzone cantava amato e voce chi il tempo passa e chi me la ricorda fresca era l'aria e la canzone dolce e diceva cuore, cuore cuore mio lontano vai tu me la chissà quando tornerai, rispondevi tornerai, quando tornano le rose, se sto cuore torna a maggio, pure a maggio sto che se sto cuore se dovessi dire qual è la cosa più bella che ho scritto, io credo che sia il dubbio, dove ci si pone quattro domande. Esiste Dio? Esiste il destino? Che cos'è il tempo? Che cos'è la felicità? Ora, siccome il libro, se ben ricordo, costa 8 euro, 2 euro per sapere se esiste Dio. Allora, Dio esiste, però attenzione, non è un signore con la barba seduto su di un trono. Dio è un'idea e esiste, infatti non c'è religione al mondo che non creda in Dio. Quindi non ho dubbi in questo senso. La seconda domanda era se esiste il destino. Ma vedi, io sono ingegnere e quindi in quanto ingegnere non credo tanto nel destino quanto credo nel caso. E quindi credo nella fortuna. Sì, il tempo esiste e purtroppo passa. Purtroppo passa in fretta, quindi io credo di essere ancora un giovanetto. E invece poi quando mi guardo allo specchio mi accorgo subito che sono diventato un pochino vecchio. Esiste la felicità. La felicità, secondo me, non arriva il giorno in cui si è felici, ma arriva il giorno prima, quando si pensa che domani saremo felici. Se per esempio io dovessi innamorarmi di una bellissima donna, non sarebbe così bello il giorno che la vedo, ma è bello il giorno in cui penso di vederla, quindi il giorno prima. Innanzitutto mi piacerebbe essere giovane e invece mi accorgo che non lo sono. Poi ho dei problemi per quanto riguarda il dopo. Il dopo. Non lo so. Allora, per esempio mi chiedo ma dopo, chi incontriamo dopo? Non lo so, dunque a me piacerebbe moltissimo incontrare mia madre, però se pensiamo al dopo,
tu immagina migliaia di persone, chi, a parte mia madre, quali personaggi mi piacerebbe incontrare, ma non lo so, io direi Bertrand Russell, ma anche Gesù, credo, Gesù. A proposito, vorrei scrivere un libro, poi non lo so se riuscirò a farlo, e lo vorrei intitolare Gesù è nato a Napoli. Io purtroppo sono convinto, dico purtroppo perché non è vero, che quando si va a Napoli il mondo cambia. Mi sembra come se le persone fossero un pochino più buone, ma tutto questo perché sono napoletano. Io credo di essere stato fortunato, Potrei ricordarmi pure quali sono stati i giorni più fortunati, Allora, il giorno in cui sono stato molto fortunato è stato quando avevo 16 anni. Mussolini decise che anche i sedicenni dovevano partire per il fronte. Io ero pronto ad andare, invece quel giorno finì la guerra. Gli altri momenti sono stati uno, quando avevo deciso di sposarmi con Isabella e grazie a Dio lei fu costretta a partire per l'America e non ci sposammo. Quindi oggi io le voglio bene, lei mi vuole bene. Se ci fossimo sposati invece forse ci odieremo. Ma sì, perché col tempo le cose cambiano. Pensiamo agli altri giorni fortunati, quando sono diventato padre, ma anche quando, se dovessi ricordarmi i giorni miei più belli, allora, un giorno bello è stato quando il Napoli vinse lo scudetto. Ho l'impressione di essere bisnonno, e perché mia nipote ha avuto un bambino in questi giorni. Io credo di aver scritto 40 libri o 39, che è lo stesso. Finora mi è andata bene. Certe volte, per esempio, mi chiedo: ma perché qualche mio libro si è venduto più in Germania che non in Italia? Ma perché i tedeschi sono forse più appassionati alla filosofia degli italiani, E quindi la mia storia della filosofia è stata addirittura adottata nelle scuole tedesche, E questo mi ha fatto piacere, ovviamente. In questo libro io immagino di incontrare delle persone come Garibaldi, non solo, ma anche di parlare con loro. E chissà se loro dall'alto questo libro lo hanno letto o no. Dall'alto. Io veramente credo nel dubbio come il dono più bello che può avere un uomo. Cioè, che dico io? Io dico, amici miei, quando incontrate una persona, la prima cosa che vi dovete chiedere
è se questa persona ha dei dubbi o non ha dei dubbi. Se ha dei dubbi vuol dire che è una brava persona. Se invece non ha dubbi, come per esempio Hitler, e allora vi dovete preoccupare. Io credo di avere molti dubbi, il primo dei quali è se esiste qualcosa dopo. La certezza sarebbe quella di essere buoni. Buono vive meglio di chi non è buono. Quindi io sono buono, ma non perché sono buono, perché ho capito che conviene. Non mi fa paura, anche perché non ho mai sentito un morto che si lamentava di essere morto. Certo, quello che mi fa paura è il modo di come si muore. Spero che sia, nel mio caso, l'infarto, cioè una specie di pum. Io quando sto insieme a qualcuno mi sento sempre più felice, e questo qualcuno però non è detto che deve essere per forza una donna, ma a me proprio quello che piace è la compagnia. E basta. Ma la prima voglia che mi viene quando vedo un bambino è quello di dargli un bacio. Subito, appena lo vedo, gli vorrei dare un bacio. Però, sia chiaro, non sono un pedofilo. È proprio un problema di affetto, di voler bene. Insomma, vive meglio chi vuole bene. Più nell'amicizia che non nell'amore. L'amore può finire, l'amicizia invece col tempo aumenta. Se chi ci ascolta in questo momento pensa a qualcuno a cui vuole bene, si accorge che gli vuole bene ancora di più, perché il voler bene aumenta. L'amore invece può pure finire e quindi essere un dolore e non un piacere. Penso ai miei passati amori. Vedi, per esempio, io un giorno mi sono innamorato molto di una ragazza che si chiamava Isabella. Ora, qual è stata la mia fortuna? La mia fortuna è che un giorno Isabella è stata costretta a partire per l'America. Per cui oggi io le voglio ancora bene. Se invece ci fossimo sposati, come un tempo stavamo per farlo, forse, chissà, forse ci odieremo. Quindi il segreto è stare un pochino lontani. Dimmi, dimmi, chi piensa settata, sola, sola, d'arete, sti lastri, faccio muore in pietà stampata, vega nombre che stombra se tu. Fresca notte, una luna d'argento, sali in cielo che chiaga da vento, e nusciato ogni tanta rovente, mezza staria se sente passare. Ai che notte, ma perché? Ma perché me ne caccia, cadere senza manca parlare.
pace sta nella stina e ci crede e ci spera cadere. Scrivere innanzitutto significa pensare, ma quando è che mi vengono le idee? A me le idee mi vengono la mattina presto, perché la mattina, per esempio alle 6, alle 7 di mattina, quando mi sveglio, io non è che mi alzo subito, resto così con gli occhi chiusi a letto, pensando, e a quel momento mi arrivano le idee. Qualche volta sono addirittura costretto ad alzarmi e a prendere un appunto, ma tutto quello che ho scritto io l'ho pensato la mattina presto alle 6. Ho cominciato a scrivere un giorno un libricino che non credo che esista più in commercio, che si chiamava Il nano e l'infanta, di cui non ricordo niente. Ed era un libro in cui una pagina era scritta e un'altra era solo disegnata. Ma poi mi è venuta la voglia di scrivere veramente. E sono contento che alcune cose che ho scritto poi hanno avuto successo dopo. Il mio giorno più fortunato è stato il giorno in cui Maurizio Costanzo mi invitò in televisione. Il programma Bontalloro, fu quello il giorno fortunato, perché in un paese come il nostro, dove non si legge moltissimo, andare in televisione e dire che si è scritto un libro è molto più importante che scrivere Bontalloro. Immagina come sia un paese dove non esiste la televisione. Noi italiani dobbiamo veramente ringraziare Dio dell'esistenza della televisione. Ma non voglio dire, quando dico noi italiani sbaglio, perché la televisione è stata ovunque. Ma immagina di vivere in un paese senza televisione. Che cosa faremo la sera? Sarebbe una tragedia proprio, Io mi sono affezionato alla televisione anche fin dai tempi di Mike Buongiorno. Ma come idea non ci sono dubbi. Dio esiste, non c'è popolo al mondo che non abbia un'idea di Dio, e quindi c'è. Però è un'idea, ecco, è soprattutto un'idea. Ora, chi lo sa se un giorno riusciremo a conoscerlo di persona, Dio. Quando mi viene un'idea, incomincio a scriverci sopra,
Ma per il momento non lo so, l'impressione che di non scrivere. Questo qui non è male come libro. Tra i miei libri, quello che ho preferito sempre, non so se... Purtroppo sono un ingegnere, quindi non posso essere romantico. E perché, sai, essere romantico vuol dire sperare, vuol dire innamorarsi. Essere ingegnere no, vuol dire invece credere solo alle cose vere. Purtroppo sono ingegnere. Padre e madre. Mio padre avrebbe voluto fare il poeta. Poi qualcuno gli disse un giorno, De Grasset, se ti vuoi morire di fame devi fare il poeta a Napoli. Allora lui si aprì un negozio dove vendeva i guanti. Questa è mia sorella e quello sono io. Questa invece è la mia balia, questa qui, che era completamente analfabeta. Io un giorno le volevo insegnare i numeri e lei si rifiutò, disse ho già le mani per i numeri. Questa è mia nonna, quello sono io. Allora, mamma mia, sempre io. Questi, io e mia figlia, Maurizio Costanzo, a cui debbo i miei inizi, io e Renzo in un'automobile bellissima. Questi siamo io, Marisa e Carosone, che ha inventato praticamente la canzone napoletana vera. Io e un mio nipotino. Questo è uno dei tanti libri. E mi dicono che in Giappone va bene. Allora, la vecchiaia, se non accompagnata dal dolore, è una cosa molto bella. Vive meglio sempre un vecchio di un giovane, perché uno ha imparato a capire la vita e quindi si è più buoni quando si è vecchi di quando si è giovani. Se avesse fatta nato quella che ha fatto a me, stomma t'avesse ucciso, o se proprio che capa sta terra femmina come te, non c'è una sta penomma onesta come me. Femmina, tu sei una mala femmina, che sto occhi è fatta chiagnere, agra non fa metà. Femmina, se tu pecce una vipera, ma tu segata l'anima, non posso più campare. Faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella, femmina, ti voglio bene e ti odio, non ti posso scordare. Femmina, tu sia più bella, voglio bene e t'odio,
Allora, forse è la cosa più bella che esiste al mondo. Il problema, sì, qual è? Il problema è se è meglio l'amore o la libertà. E purtroppo queste due cose non si possono avere tutte e due. Quando si ama non si è molto liberi. Quindi io, se dovessi scegliere, sceglierei la libertà all'amore. Buonanotte. Non mi viene in mente niente. Non è facile ricordare il sogno, richiede quasi una specie di training, no? E tutti quelli che fanno poi analisi lo sanno che il sogno a un certo punto arriva quasi come un regalo, perché normalmente si tende a rimuoverli, a dimenticarli, anche perché quando siamo pronti per il quotidiano, una mattina quando ci svegliamo, le cose della vita contingente diventano più importanti della nostra vita inconscia, e quindi è soltanto quando rivolgiamo al nostro inconscio una particolare attenzione che diciamo i sogni si rivelano, e quindi riusciamo anche a ricordarli, le atmosfere, i colori, i sapori, i suoni, tutto quello che sembra quasi essere un altro mondo. La bellezza. Allora, a me piacerebbe che la bellezza si potesse vedere con un numero stampato in fronte. Quindi bello potrebbe avere, non so, il numero 99, ecco. Però se così fosse, allora sarebbe fuori un cappello per coprirlo, così come copriamo le cose in basso, copriremo la fronte. La ricchezza non so che cosa sia, è una cosa molto relativa. L'unica cosa che so è che i soldi non esistono, cioè non esistono sicuramente dopo, non ci sono. Avere un miliardo dopo non serve a niente. Questo è una cosa sicura. Allora, io già ce ne ho tanti, ce ne ho 85. Bene che mi vada, proprio se mi va benissimo, ne vorrei altri 10. Però francamente ho paura dai 90 in poi. Ma perché il corpo non lo so come reagisce dopo, quindi un pochino di paura ce l'ho. Oddio, i vecchi certe volte sono più felici dei giovanissimi, Se tu vai oggi in una discoteca, trovi tutti dei ragazzini che ballano, ma loro lo sanno che sono giovani e che sono felici? Secondo me non lo sanno. Allora, non è che un giorno, mi ricordo, quando c'era la guerra ancora, no, insomma, quando avevo 18 anni o 20 anni, ero costretto ogni giorno, ovviamente, a tagliarmi la barba. Però a quell'epoca finii in un paese dove non c'era un barbiere. Quindi il paese è bellissimo, si chiamava San Giorgio a Liri. E per trovare un barbiere giusto io dovevo andare fino a Cassino. Siccome mi dava fastidio sto fatto di andare e venire, decisi di farmi crescere la barba. Allora mi chiedo se quanti anni ancora voglio vivere.
non moltissimo, ma mi chiedo chi mi piacerebbe incontrare dopo. E beh, come primi i miei genitori, poi mi piacerebbe incontrare Bertrand Russell, chissà perché.